dei Giacobini, che si credeva che dopo aver conquistato il regno, in mancanza di una resistenza più o meno, si potesse arrivare anche in Sicilia per mettere fine proprio alla dinastia. E mentre il re Ferdinando IV, appunto la regina Maria Carolina, assieme ad Acco, no, cercava di unire le coste alla Sicilia per impedire che i Giacobini potessero arrivare, a Conte, a Palermo, si presenta, io quello che chiamo, uno strano questo talento di Corso Vestito, che era un cardinale, ecco perché Corso Vestito, perché era un cardinale di Santa Maria Chiesa, si chiamava Fabrizio, era un cardinale cavaliere, che si era molto distinto degli anni precedenti, sia a servizio di Papa Pio VI a Roma, per esempio, non tutti sanno che il cardinale Ruffo fu il primo che iniziò il discorso della modifica delle paludi continue, che poi verrà portato a termine dal Papa Francesco. Era una persona, non era quella leggenda nera che viene descritta dei libri di storia, non era un diavolo, era un uomo in carne ed ossa, forse più portato per gli affari di governo e forse militari che non per quelli della cura delle armi, però questo è un altro ragionamento. Fatto sta che questo cardinale Ruffo, che in Calabria aveva molta ascendenza anche per mezzo della sua famiglia, una famiglia molto potente, la famiglia calabrese, propone alla corte reggia di dice: perché dobbiamo aspettare che ci attacchino in Sicilia? Attacchiamo lì. Quindi gioca decisamente all'attacco, per usare un termine calcistico. Inizialmente vede con un grande scetticismo, dice: ma sì, tu hai andato ad attacco, ma con quale esercito? L'esercito non c'è più. Dice: non mi preoccupare, io comincerò a raccontare un mio esercito quasi personale, cominciando con i miei fedeli calabresi. C'è un po' di scetticismo della corte, soprattutto Acto e Terzo, con quello di buon occhio, questo personaggio spuntato un po' come frutti dopo la peggiorella mutata. Alla fine, soprattutto la regina Maria Carolina, che qualche timore che lo aveva dei Giacobini, che non ci dobbiamo dimenticare che qualche anno prima la sorella Maria Antonietta era stata riordinata in Francia, quindi teneva abbondantemente per il suo nome, e quindi si è aggrappato proprio perché erano tutte le possibilità. Fatto sta che dopo un po' di tentamenti viene data un via libera all'impresa di questo cardinale, e lui si avvia da Palermo. Va vestita con al seguito 5 persone, quindi non aveva né eserciti né soldi né altro, aveva soltanto 5 persone. A Messina in barca dell'impresa, altro paio, 2-3 persone, tra cui questo proprio Don Domenico Petrovasi, che era un dottore di Augusta, il sindacato, che viene nominato sottostante commissario della spedizione del cardinale. Dopodiché va in Calabria e si ferma sul suo feudo, e comincia ad accogliere soldati che vengono, soldati più che altro uomini che vengono un po' da tutte le parti. Chi erano? Ex soldati dell'esercito sbandati, dell'esercito borbonico, contadini, braccianti agricoli, quelli che lavoravano le terre sue, per fare, insomma, riesce a costituire un primo nucleo di questo che poi sarà l'esercito, che qualcuno chiama l'esercito della Santa Fede. Anche qui c'è un'esattezza, perché non è una questione di pedanteria, ma è una questione che la storia si fa con il Vangelo, si può dire, quindi si deve essere corretto. Lui chiama la sua armata, non l'armata della Santa Fede, anche se è un termine molto appropriato, ma chiama armata reale e cristiana. Se voi trovate tutti i documenti di archivio, non c'è mai scritto il termine sanfedista, ma si chiama armata reale e cristiana. Così come non c'è stata mai una Repubblica partenopea, ma c'è stata la Repubblica napoletana. Questo agli storici più blasonati commettono parecchi di questi errori. Perché armata reale cristiana? Per una ragione molto semplice. Reale si capisce perfettamente, era l'armata di Ferdinando IV il Borbone, quindi riconosceva nella monarchia borbonica la legittimità dell'impresa. Cristiana, e qui è la grande intuizione del cardinale Ruffo, che sarà stato anche forse un leggero curatore di arte, come dire, uno che magari non badava troppo da curare di arte, ma aveva una grande intelligenza. Qual è il destino che avevano portato avanti i Giacobini venendo in Italia? Che non lo risolverebbe lui. Era l'albero della libertà. Che cos'era l'albero della libertà? Era una pianta, certamente in un vivo, anche
chiesa, di parte, a seconda di quello che si trova in fondo, che veniva messa al posto della croce, al di sotto dell'albero della libertà, proprio perché questi erano gli scredenti, atei, tutti altri di libertà, al sotto l'albero della libertà. Ci si sposava, si univa in matrimonio, si banchettava, si faceva l'amore, si cantava, ci si ubriacava. E allora Ruffo che cosa pensa? Io devo controllo all'albero della libertà, un simbolo pagano, il simbolo cristiano, della croce. E se lo viene, la partita è già finita. Quando il cardinale Ruffo capisce che lui deve indalzare i valori del cristianesimo e da contrapporre a quelli del paganesimo, di fatto ha vinto, perché noi sappiamo benissimo la nostra terra, la nostra gente, la cultura religiosa profondissima delle nostre terre. Poi fa un po' quello che, tanto è vero che Pietro Pasi lo dice a un certo punto del libro, fa un po' quello che aveva fatto tanti anni prima del 312 avanti Cristo Costantino, no? Quando battendo la battaglia con i Montemiri dopo Cristo combattendo la battaglia di Montemiglio contro Massenzio, riappare in sogno questa croce portata da due angeli, dove c'era scritto il nome Signoritus. Fatto sta che poi Costantino, che non era un cattolico, non era un cristiano, però era uno molto furbo, capisce il vento dove tirava, adotta l'emblema di questa croce e sconfigge Massenzio, atto e pagato, proprio impugnando la spada, marcando la stessa cosa fa il cardinale. Nel frattempo la sua massa cresceva, il suo esercito cresceva, fino a raggiungere 20.000 uomini. Quando raggiunge un numero accettabile di soldati, o meglio dire di uomini, che non erano più soldati, decide di partire, siamo alla metà di febbraio, e comincia questa cavalcata verso una cavalcata che ha dei battori arresti, per esempio ad Altamura combatte duramente, ad Andria combatte duramente, riesce però sempre ad andare avanti e da sconfiggere il nemico giacobino, e fatto anche da collaborazionisti locali, perché c'era stata una parte della nobiltà piccola che si era, aveva sposato queste idee di Claudio Illuministe e provenienti. Riesce però sempre a sconfiggere i tentativi di blocco, perché spesso volentieri i nemici, quelli che erano nemici, passano dalle sue schiere, li abbandonano il campo giacobino e passano. Fatto sta che dopo aver superato anche parecchie difficoltà logistiche, perché quello del cardinale Ruffo non era un vero e proprio esercito, era un'armata un po' raccogliticcia, fatta di corpi franchi, fatta di delle cosiddette truppe a massa, che erano quelle truppe a cui è detto una grande linfa, anche i cosiddetti tra virgolette briganti, fra Diavolo, anche Sciarpa, Salomone, Panzanera, proprio, insomma erano tutte persone che non erano militari in professione, ma che in virtù del loro blasone, in virtù del loro ardimento, diciamo così, erano riusciti a mettere insieme queste truppe a massa, questo corpo di volontari, poi confluirono tutte nell'armata, chiamiamola Sanfinista del Cardinale. Fatto sta che il 13 di giugno del 1799 l'armata del Cardinale Ruffo arriva alle porte di Napoli. C'è una battaglia violentissima appunto della Maddalena, dove muore il generale Wirz, che era il comandante dell'armata repubblicana, uno che aveva fatto il salto della guardia, perché era un colonnello dell'esercito borbonico, era passato a pagare dell'armata repubblicana. Fatto sta che il 13 di giugno, dopo aver sconfitto i repubblicani, tutti la Maddalena, il cardinale fa l'ingresso in città. E qui c'è una storiella curiosa, secondo me, distribuita di fondamento, però che mi piace sempre raccontare. Siccome il 13 di giugno, il giorno di Sant'Antonio, e siccome quando arrivarono i francesi a Napoli il 23 di gennaio, la prima cosa che fece Championnet, perché pur essendo nato riconosceva il valore della tradizione, quindi si recò a San Gennaro, e San Gennaro fece il miracolo, quindi si sciolse il sacro di San Gennaro. Allora i napoletani sono sempre
molto fertile di fantasia, declassarono San Gennaro, che era il figlio già rovinato, e elevarono Sant'Antonio, che aveva fatto il miracolo di restituire, è una storia, che non tenta non di questa. Però fatto sta che il 13 di giugno, e infatti c'è una bella canzone, si chiama Non finire tanto di San Felice, così parla proprio il 13 di giugno, come giorno glorioso della Repubblica, entra in Napoli, i castelli ancora sono le mani dei francesi, Castel dell'Oro, San Pedro, San Martino e altri. Qualche decina di giorni dopo si riuscirà attraverso delle trattative a far sloggiare i francesi dai castelli, quindi Napoli viene riconquistata, lo stesso re Ferdinando si trasferisce alla Sicilia, però non viene andato perché ha ancora un po' il disordine, quindi si ferma ad Ischia sulle navi del Nelson. Il regno era stato conquistato, Ruffo aveva compiuto la sua mirabolante impresa, di cui si parla poco di testa, perché Ruffo anche è uno che appartiene ai cosiddetti alla schiera di quelli che la storia considera gli sconfitti, gli perdenti, e per questo se ne parla poco, perché se fosse stato diversamente forse le cose sarebbero andate. Io faccio soltanto un inciso per farvi capire la differenza tra quello che succede da voi e quello che succede. Si parlava della Vandea. Io 3 anni fa, forse 4, assieme ad alcuni amici siamo andati a fare proprio un tour per le città della Vandea, così, e sono rimasti veramente meravigliati di queste città simbolo della Vandea, di questa resistenza feroce, di questo genocidio che i vandeani hanno subito proprio per essere profondamente attaccata alla religione. La statua gigantesca di La Roche-Jacquet, che era uno dei capi vandeani che aveva condotto la resistenza contro i francesi. Io non vedo in Italia, onestamente, meno che mi spugge Claudio, non vedo né statua dedicata a Cardinale Ruffo, né statua dedicata a Frattiano. Adesso a Idri. Finalmente c'è un busto dedicato a Frattiano, a cui noi abbiamo assistito all'inaugurazione. Finalmente qualche cosa si comincia a muovere anche in Italia, però come vedete, se poi andiamo in America, se poi facciamo un salto al di là dell'oceano, vediamo che in America ci sono le statue dedicate ai generali sudisti che nella guerra di secessione sanno cosissima, l'hanno persa. Cominciamo un po' a vedere che siamo ancora distanti anni luce dal avere una considerazione degli eventi storici al di sopra delle porte, ma di questo ce ne faremo la ragione, quindi continueremo in questa nostra opera di la chiama proselitismo su diversi aspetti o di operazione meritata di vista storico. Fatto sta che arriva il regno, viene riconquistato e Ferdinando IV, dopo qualche tentativo, può ritornare a fine estate, può ritornare a Napoli. E qui comincia la fase che viene detta della restaurazione. Che cos'è la restaurazione? Logico, diciamo, agire di una monarchia che viene reinsediata anche nei confronti di chi aveva attentato alle fondamenta della esistenza stessa dello Stato. Siamo nel 1799, nel 1800. Un pugno di repubblicani di Vade in Giacobino, con l'appoggio francese, aveva disassato una forma istituzionale che era monarchica per insediare la Repubblica. Pensate a tutto quello che stiamo facendo, un colpo di Stato insedia un monarchico, non è penso che sia uno dei crimini più grandi che possano esistere in un contesto. È chiaro che ci furono dei processi, vengono la ribalta, non credo che trovi tutto il suo consenso, che guarda la cosa barzelletta, la possono fare solo pubblicità della patatina, ma di là di questo. Però, tornando alle cose serie, che questo non è una cosa seria, sono tutte parole sul tempo, mi permette, siamo tutti la responsabilità, per favore. Vengono create questi tribunali speciali, le cosiddette giunte di scrutinio, dove vengono vagliate le posizioni gli esponenti repubblicani di tutto il regno, che si erano più compromessi, che avevano avuto ruoli di primo piano nella gestione della cosa pubblica, e quindi vari
forno, cirillo, pagano, ciaia, che lavorano con il Tafozzello, tutti quelli che sappiamo che ci hanno fatto, come dire, ci hanno fatto un po' davanti, c'è quello che ha di così parti del 1791, tutti quelli per farlo a breve, che voi trovate in cui dopo, trovate scolpiti, si andate a Piazza dei Marti, quello con un bello bellissimo di fronte alla Giulia Fertinelli, dove ci sono scritti tutti questi nomi, questi cosiddetti patrioti. Noi ne abbiamo censiti 99, mi sono accorto proprio ieri sera che forse ce ne sono un'altra ventina che abbiamo, sì, perché purtroppo l'abbiamo tenuto conto dei processi che si svolsero a Procida e a Ischia, proprio ieri sera, studiando le vicende del tuo libro, ancora quando mi sono accorto che forse qualcosa abbiamo messo in questo libro. Comunque, per farlo a breve, sono all'incirca un centinaio, poco più o poco meno, di cosiddetti patrioti. Vengono tutti quanti mandati a morte, il tribunale emette la sentenza di morte, emette la sentenza di capitale, proprio per quei crimini gravissimi di cui abbiamo parlato. Ci sono anche due donne, una da Leonora Pimentel Fonseca, quella poetessa giornalista che dirigeva il Molinone Napoletano, che anche lei passa da una esaltazione della monarchia borbonica ad una posizione molto più contrastante. E poi c'è la vicenda di Luisa San Felice, come sappiamo, è tutt'altra cosa che con il mondo del 99, di fatto il 99 c'entra un po' con i cavoli a merenda, noi abbiamo prodotto un po' di sinibita, che aveva un paio di amanti, uno del campo repubblicano, uno del campo borbonico, alla fine si compie la situazione, lei rimane mischiata in una vicenda molto più grande, lei alla fine viene condannata a morte, sarà l'ultima condanna a morte che essa date giù del giudizio del restaurato. Qual è la posizione di Ruffo? Ruffo vorrebbe che si adottasse un capisco, che si adottasse una maniera forte. Lui è beato in una sorta di perdono di carattere generale, però si scontra con l'ostinazione non tanto di Ferdinando, del Ferdinando quanto della moglie Maria Carolina, ma soprattutto del terzo. Il terzo che premorto preme con forza il grilletto della storia, nel senso figurato, veramente muove che si faccia questa restaurazione, per così dire, cruenta, a cominciare dall'assassinio dell'ammiraglio Caracciolo, che è il primo dei cosiddetti patrioti, perché l'ammiraglio Caracciolo era l'ammiraglio, insomma, è stato Borbonio, poi passava con i pagani al finito, ci sono sempre questi tradimenti, questi dibattimenti di campo. Fatto sta che 100 persone oggi di lì perdono la vita, vengono mandate al capestro, e su queste 100 persone oggi di lì che vengono mandate al capestro si è un po', come dire, montata tutta questa leggenda, no? Dei valori della Repubblica napoletana, viene come dire decapitata la classe dirigente del Regno d'Italia, e insomma c'è tutta questa puntatura che ancora oggi, grazie soprattutto all'opera, bisogna dire, di Carlo Flavio, di Stancardi, e anche meritoria, di Gerardo Marotta, che passata a migliorare da qualche tempo, che è riuscito ad abbandare il mito, queste vicende che sono molto più terreni di un mito che ancora oggi esiste. Francamente, si poteva fare qualcosa di meglio, si poteva adoperare più cautela, più si poteva avere la mano meno pesante, io ritengo di sì. Io infatti ricordo la stessa posizione del Ruffo, perché a mio avviso, se si fosse usata la mano un po' più leggera, forse queste recriminazioni ancora oggi a distanza di tanto tempo di fatto forse sarebbero molto meno oppressive, però piuttosto sono andate così, però ci si dimentica sempre. È vero, Piazza di Marte, abbiamo il famoso benissimo con scritti i nomi dei cosiddetti nati, ma chi si ricorda per esempio i nomi dei 537 persone tu citate a Rosola del Nilo, come abbiamo visto con il filmato? Chi si ricorda i 359 di quelli che vengono alla notte di Pasqua, vengono fucilati addirittura, attraendo gli addirittura dal generale Quarto di Prosky? Chi si ricorda i nomi dei Lazzari che a migliaia cadono
al punto della Maddalena a Porta Capuana, quando Sciampionnet cerca di entrare in acqua. Sì. Chi si ricorda i nomi dei sei monaci di Casamare, l'abbazia di Casamare, che vengono ammazzati un giorno dopo, il 13 di giugno, il 13 di maggio, come loro vicini di Solavini, e che ricalca molto, riediggia molto quello spezzone di film che ha fatto vedere Paolo Saltarelli. Vengono ammazzati questi sei monaci di Casamare, di Spergenza, perché cercavano di raccogliere dal terreno le particole, le ostie sacre, che gli picchiacompigli avevano disperso il terreno, vengono uccisi a sciambolati. Quindi, sapete che questi sei monaci oggi è in corso il processo di beatificazione, altro processo di beatificazione che è giunto all'ultimo stato, e prima o poi avremo altri sei nuovi santi. Chi si recasse a visitare l'abbazia di Casamare, entrato sulla destra c'è un altare in pietra bianca in cui sono scolpiti i nomi di questi sei monaci. Ma che si ricorda? Chi si ricorda il nome di Maria Pena, che viene 70 anni, che viene bruciata viva in un paese vicino solo? Vi voglio raccontare solo altri due episodi. Ad Arcio, che è un paese che si trova tra Cassino e Sopra. Poi vi voglio a casa mia, non vi voglio a casa mia, non saranno sempre altri vi voglio a casa mia. Noi abbiamo fatto delle ricerche per fare questo libro, abbiamo fatto delle ricerche basate soprattutto sulla consultazione dei libri in primo luogo, che è una fonte di ricerca che non sempre viene considerata. I libri in primo luogo sono carichi di notizie, sono pieni di notizie, e tutte le volte tecniche, anzi mi piacerebbe che fosse possibile anche consultare sempre i libri in primo luogo, quindi roba canale, perché potrebbe anche proprio relativamente ai fatti del 1799, qualcosa che ancora ci chiude, se è possibile fare una cosa del genere, io sono disposto. Consultando i libri con l'uomo di Arcio, abbiamo scoperto una trentina di persone che vengono uccise nei fatti del 1799. Tra queste 30 persone, io ne ricordo sempre uno. Era un signore che aveva 90 anni. Allora, vedete, 90 anni era la fine del mondo, già. Un altro, non conosciamo neanche il nome, sapete perché? Era un tipo di pochi giorni. E il sacerdote puntualizza dicendo, sono venuti i francesi, ed hanno ammazzato, il latino chiaramente è scritto, e hanno ammazzato il figlio di Luigi Cervini, quindi il padre si chiamava Luigi Cervini. Ma la cosa più sconvolgente è la modalità. Perché il sacerdote scrive ad umeranatis, cioè mentre si trovava a prendere il latte dal sacerdote. Allora, signori miei, io vorrei sapere, ma quale insidia poteva costituire per i francesi che si ritiravano verso l'opera d'ordità? Un vecchio di 90 anni e un bambino di pochi giorni. Allora, a me sta bene tutto. A me sta bene santificare, tra virgolette, anche i 100 martiri cosiddetta la Repubblica Napoleone. Però ricordiamoci quello che questa legge. Di gente senza volto, senza nome, ma che sono morti a decine di migliaia, forse a centinaia di migliaia. Non lo sapremo mai. Ma di questi si parla. Diciamo una messa pure per queste persone che sono morte, travolte da un destino ingrato, molto più grande. Rimettiamo la barra del timone a dritto, facciamo che questa bilancia non pesi sempre solo da una parte, perché la storia, signori miei, non è solo quella che troviamo nei libri di testa. La storia è quella che contempla le gesta dei vincitori, ma anche le gesta dei vinti. Diceva James Joyce, grandissimo scrittore irlandese, è vero, la storia è la storia dei vincitori, ma è molto più interessante la storia dei vinti. Quindi ecco, queste occasioni, grazie all'amministrazione comunale di Porta Capuana, grazie a Paolo Saltarelli, che in maniera disinteressata stanno compiendo questo tour per far conoscere queste vicende, perché noi, il nostro compito, il nostro obiettivo è proprio quello di far conoscere queste vicende. Perché se non conosciamo queste vicende, avremo sempre una visione deforme
della situazione. Adesso con due parole.